La ASL, già da ieri sera, dopo l'annuncio via Facebook del sindaco Pierluigi Biondi positivo al Covid, ha iniziato i tracciamenti dei contatti diretti e stretti, che non sarebbero moltissimi, stando a quanto trapela, perché si va a pescare nelle ultime 48 ore per le sorveglianze e gli isolamenti. Inoltre già sono iniziati i tamponi, alcuni dei collaboratori già li avrebbero eseguiti, altri sarebbero in attesa. Dunque, familiari del sindaco e persone che hanno avuto contatti diretti negli ultimi due giorni rientrano nei tracciamenti di fatto. Nel giorno in cui il sindaco avrebbe dovuto fare la terza dose, così ha scritto su Facebook, la notizia della sua positività al Covid ha scosso un po' le persone, avendo il sindaco quotidianamente moltissimi contatti. La segreteria del sindaco, come l'ufficio di gabinetto e i componenti, sono già in quarantena e è stata fatta la sanificazione dei locali di Palazzo Fibbioni, sede del comune, già ieri. L'elenco dei tracciamenti sarebbe in via di ultimazione. Per ora i dipendenti di Palazzo Fibbioni hanno l'obbligo di smart working. Il protocollo comunque è scattato ed è stato attivato immediatamente in comune. La ASL però va ritroso negli ultimi due giorni e dunque restano fuori dai radar sia la partecipazione in commissione a Bruxelles del primo cittadino che il convegno sul PNRR di venerdì scorso, alla presenza tra gli altri del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giovannini. Diverse chiaramente le partecipazioni del sindaco ad eventi pubblici, un torneo di calcio giovanile, l'evento del PNRR appunto, del resto è normale che sia così. Il primo cittadino ha annunciato comunque di stare bene, di avere sintomi lievissimi e di essere tranquillo proprio perché vaccinato.